Eder. Mech. Pallister. Aspetto che di sapere chi ha ucciso mia suocera, questo indubbiamente è la prima cosa. Però a prescindere dal fatto se starò ancora qui o no. Quindi Manuela, te ne vai da via del Ciclamino, ma se nel frattempo dovessero arrestare il killer, tornerai? Non lo so. È stato detto di tutto, penso che la melma ce l'ho fino sopra la testa, ma di chilometri, per cui le persone da fuori non mi conoscono e si saranno fatti una loro idea, no? Anche una loro idea riguardo a tutta la situazione, alla morte di mia suocera. Quando ero dall'altra parte magari idee me le facevo, no? Quando ero a casa e guardavo le cose dalla TV. Adesso sono dalla parte opposta, purtroppo. Diciamo che un'idea uno se la può fare assolutamente. Cose come queste che sono state fatte, no, assolutamente non sono sopportabili. Tre testimoni hanno visto te, Luis e un uomo di colore parlare. Ripeto quello che ho sempre detto, io non ho mai conosciuto in vita mia un amico di Luis. Per cui già questa è la risposta che non ho mai parlato con nessun suo amico, né di colore, né bianco, né cinese, né... Perciò chiunque vi abbia detto questa cosa è una notizia falsa, ma anche dovunque vi abbia detto che è, se eravamo di sotto, se eravamo qui, se eravamo al terzo piano, al secondo, al pianerottolo, non è mai successo che noi tre abbiamo parlato, noi tre, parlo di questa persona ipotetica. Noi tre, includendo una persona che non si conosce dal punto di vista psicologico, è un'espressione un po' particolare. Non è mai successo che noi tre abbiamo parlato, noi tre, parlo di questa persona ipotetica, insieme da qualunque parte, fosse stato anche in un bar lontano, non è mai successa. Tre testimoni dicono che è accaduto, tu invece sostieni di non avere mai conosciuto nessun amico di Luis. Neanche uno. Può essere che i condomini di quella via temano qualcuno di voi inquilini del terzo piano? Questo non te lo so dire. I testimoni vedono Luis Manuela, un uomo di colore, parlare alle 7:30 del giorno dell'omicidio. Questa è un'altra invenzione da parte, non so, dei vicini o della stampa. Un condomino sostiene che una sera, circa 15 giorni prima dell'omicidio, stava salendo nel condominio di Pierina e al terzo piano c'erano Luis Manuela, un uomo di colore, che confabulavano. Non posso saperlo. Non vedo perché si doveva incontrare Luis, la Manuela, l'amico, sai. Sarà stato un incontro fortuito oppure non lo so, tutto può essere. Ovviamente lui aveva degli amici che lo venivano a trovare. Ma quando venivano a trovarlo venivano in casa tranquillamente. Anche ma questo musica. È stato, questa cosa qui si riferisce anni fa, quando ancora Luis non aveva questo lavoro, lavorava solo mezza giornata e veniva questo amico, stavano qua, ascoltavano la musica, facevano i pesi e... cose di sport. Come mai questa persona dopo è sparita? Perché poi penso che non abiti più neanche a Rimini, non so se abita a Cesena o di preciso, ma lui non si è più visto da quando è mancata la mamma di Luis, che è mancata a maggio del 2022, e ci sono stati degli screzzi tra di loro e dopo non si sono più visti. Voi del terzo piano non siete più difesi dagli stessi legali? Sono state rilasciate delle dichiarazioni alla stampa che hanno creato degli attriti. E quindi la cosa più saggia, secondo il mio avviso, era di separare anche il pool difensivo. E questa scissione quando è avvenuta? In novembre. Però noi abbiamo mantenuto la notizia riservata. Per me rimangono innocenti come lo erano quando è iniziata tutta questa questione. Io non voglio assolutamente insinuare nulla e il pool difensivo non è cambiato perché noi non crediamo più nella loro innocenza. Per come li conosco non li ritengo persone... in grado di compiere un atto così efferato e orribile. Non ho prove per poterli scagionare, non ho prove per poterli accusare. A sentimento io li ritengo innocenti. I rapporti con Manuela sono definitivamente compromessi? Irrimediabilmente. Certe vicende private che riguardavano la nostra vita privata, che non avevano assolutamente nessuna attinenza con il delitto, dovevano rimanere private. Hai tentato poi di incontrare Manuela per un chiarimento, ma lei si è rifiutata. Come mai? Non ne ho idea, mi piacerebbe saperlo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.